A Inbound Strategist 2018 siamo con Maura Cannaviello. Vorremmo iniziare con chiederle una definizione di newsletter broadcast. La newsletter broadcast è una di quelle che finora sono state più utilizzate. Significa inviare una stessa comunicazione a tutta la lista senza fare nessun tipo di segmentazione. Il marketing attuale ci insegna che quanto più il contenuto è personalizzato, quindi è calato nel contesto della persona, quanto più può ottenere successo a livello di conversioni, click, aperture. Quindi in questo momento si predilige inviare dei contenuti personalizzati filtrando, segmentando la lista e quindi di inviare un po' meno newsletter broadcast. Parlando invece di transactional email, in che modo questa può fidelizzare l'utente? Sì, i messaggi transazionali sono quei messaggi che danno una conferma all'utente su un'azione che ha eseguito sul sito. Pensiamo ad esempio se si è iscritto alla nostra newsletter o anche se ha aggiornato un'informazione della sua scheda anagrafica. Fino a questo momento questi messaggi sono stati abbastanza di servizio, mentre adesso le aziende li stanno sfruttando anche per fare un po' di branding e iniziare a instaurare quel rapporto di fiducia con il cliente. Allora pensiamo al messaggio di conferma e iscrizione, se lo trasformiamo in un vero e proprio benvenuto o serie di messaggi di benvenuto, possiamo già andare a distribuire e a far conoscere la filosofia del brand, i valori del brand. Molti e-commerce, appena ti iscrivi, ti offrono già un coupon sconto e quindi in qualche modo ti incanalano già verso la strada dell'acquisto. Contatti acquisiti tramite lead generation e contatti organici che sono invece frutto di azioni spontanee. Qual è la differenza a livello di reattività di questi due tipi di contatti? Sì, allora intanto c'è da fare una piccola precisazione. I contatti acquisiti tramite sito solitamente sono intorno all'1% del traffico, quindi molto basso, e quindi spesso ci rivolgiamo a campagne lead generation oppure facciamo scaricare un ebook, comunque un lead magnet, un contenuto di interesse per poter incrementare questa conversione almeno fino al 5%. In America, che hanno meno diciamo obblighi dal punto di vista legale, fanno anche molti contest online. Questi contest online per cui ti iscrivi, inserisci la tua email per poter vincere qualcosa, portano la conversione di iscrizione fino al 15%. Allora, le statistiche dicono che chi si è iscritto con questa modalità del contest, che ripeto per il nostro mercato è un pochettino più lontana, è spesso lasciami il termine, un lead opportunista, per cui magari non lascia neanche la mail principale ma un'email secondaria, terziaria, eccetera. Mentre per quanto riguarda lead magnet, quindi contatti acquisiti con campagne di lead generation, appunto dietro l'incentivo di un contenuto di interesse, se effettivamente questo contenuto è in target con la persona che lascia l'email, comunque avremo incrementato il database di un contatto valido che interagisce. Chiaramente i contatti, quelli naturali dal sito, sono anche contatti interessati e coinvolti sui contenuti che veicoliamo.